Sai, con la musica mediterranea è una domanda interessante questa. Ma io mi ritengo musicista in questa fase della mia carriera, sicuramente molto legato alla tradizione del nostro paese, anche se non mi identificherei proprio nella parte del Mediterraneo, come per esempio molti musicisti napoletani o siciliani. Io ovviamente, vivendo a Roma e girando, subisco influssi un po' dappertutto, anche se poi, ecco, per esempio ho realizzato un album che uscirà a settembre, che contiene un po' questi influssi, sicuramente, che più che mediterranei sono proprio italiani, cioè quindi legati più a tutta quella serie di compositori come Nino Rota, come Ennio Morricone, come Nicola Piovani, cioè musicisti che hanno scritto anche per il cinema, quindi quel suono lì, che comunque è un suono che poi indirettamente ha anche a che fare con il Mediterraneo, cioè quindi con la nostra musica in particolare. Ecco, stringendo il campo, invece il rapporto di Roberto Gatto con la melodia? Ah, con la melodia ho un rapporto meraviglioso, io sono sicuramente un musicista melodico, sono prima di tutto un musicista melodico e successivamente un musicista ritmico, cioè mi reputo un musicista che suona la batteria. Gianluigi, per...